Bene, allora io direi che possiamo partire. Vi ringrazio per essere qua. Evidentemente la situazione è quella che è, siamo tenuti a terra e tutto appunto nasce dal fatto che insieme a dei piloti della CAO che mi dicevano: ma noi abbiamo già fatto voli di distanza importanti, anche di 750 km, e a questo punto ci si alzano gli obiettivi. E quindi si potrebbe approfittare di questo momento di quarantena per fare quattro chiacchiere e in modo tale da aiutarci a poter fare un lavoro di preparazione anche a tavolino, visto che purtroppo adesso di allenamento in volo non si può parlare. Ho preparato qualcosa giusto per avere una traccia, ma poi mi auguro, spero che ci possano essere anche delle domande. In particolare, ripeto, il focus, così come dal titolo di questa serata, è sì, voli di distanza, diciamo di livello alto, nel senso sui task specificamente dai 750 km ai 1000 km, sulle geometrie, nel caso del 750, le geometrie più nobili. Per questa chiacchierata, mi piacerebbe anche, visto che ci sono diversi piloti sportivi, esperti, che ci fosse anche appunto un contributo, un intervento dei più. Vi ho scritto in particolare, appunto, mi ero già sentito anche con Alex Busca e con Luciano. Anzi, io approfitterei, visto che adesso è ancora abbastanza presto, chiederei ad Alex se, visto che si trova lì in Val d'Aosta, ci fa dare, giusto per soffrire un pochettino, se vai un attimo fuori e ci fai vedere cosa si vede nel cielo della Val d'Aosta. Ecco, dicevo, si stanno un po' spegnendo, però c'è ancora qualche bel cumulo. Chiaramente io ce li ho sopra la testa perché in queste valli, eccoli là, li vedete. Roba, e tu a che quota sei? Io sono a 1400, quella montagna che vedete è un 2008, guardate i cumuli dove sono. Quei cumuli lì sono sicuramente 3.300-3.400. Ecco, naturalmente, siccome l'iniziativa è partita in ACAO, poi diciamo è stata allargata, quindi ci sono diversi piloti anche non ACAO, però è chiaro che quando faremo degli esempi in termini di task, di temi, eccetera, è chiaro che riguardano evidentemente le Alpi e quindi vanno bene per tutti quelli che volano sulle Alpi, però è chiaro che sono abbastanza baricentrati sulla CAO. Cos'è che possiamo fare da terra? Da una parte c'è il lavoro, cioè la preparazione dell'Alianza, della macchina, degli strumenti, e di queste cose non parliamo questa sera. Invece, gli altri due aspetti, che sono uno, quello appunto della preparazione di un set di temi individuali, personali, in funzione degli obiettivi del livello. E poi anche, se vogliamo, se questa può anche essere l'occasione, per coltivare un altro aspetto che ha una certa importanza, secondo me, nel divertimento, ed è quello di cercare di condividere, di socializzare queste sfide sportive con altri piloti amici, e se vogliamo, questo può anche essere un momento di incontro e anche di confronto, magari che con formazione di gruppi di piloti che magari aspirano a fare target, che hanno target simili di risultati sportivi. La scelta del tema. Il tema, come tutti sapete, è legato al livello dei piloti, all'allenamento, che purtroppo adesso, diciamo, a parte forse le ragazze che sono state in Australia, ma prevalentemente noi che siamo rimasti in Italia non abbiamo una situazione ideale. Però c'è questa componente del livello che naturalmente influenza gli obiettivi, i target che vi siete prefissati. L'aliante che avete a disposizione per volare impatta naturalmente sul tipo di tema, specie se si parla di temi di distanza. La meteorologia della giornata e appunto gli obiettivi personali e poi il tempo a disposizione. Adesso ne abbiamo, la maggioranza ha tanto tempo, purtroppo non può essere usato per volare, e poi bisognerà vedere quando riparte, si esce
da questa chiusura, come sapete, è anche per alcuni difficile prevedere anche che tipo di ripercussioni ci potranno essere, quindi magari non è scontato, insomma, avere ancora tanto tempo a disposizione, ma questo lo vedremo. In ogni caso, il punto è che, e questo l'ho già detto in altre occasioni, secondo me un pilota di distanza, specie se è interessato ai voli dichiarati, deve necessariamente deve prepararsi un set di temi che matchano con gli obiettivi e con le diverse caratteristiche della meteo. Siccome qua abbiamo appunto il focus di questo incontro è centrato su un certo tipo di percorsi, un certo tipo di distanze, vorrei spendere a questo punto due parole su queste cose. Le tipologie di cui parliamo sono l'andata e ritorno da 750, che è un target molto interessante per chi, specie per chi ha già fatto i 750 a farfalla, però notoriamente l'andata e ritorno, ci sono alcuni piloti che hanno i 750 km a farfalla, ma non hanno l'andata e ritorno. La ragione è prevalentemente nel fatto che delle due di solito si fa prima la farfalla, i tre punti di virata, e l'andata e ritorno vi porta necessariamente più lontani da casa, quindi significa facilmente dover affrontare un territorio di volo inesplorato, e poi richiede che ci sia una meteo favorevole su una zona più ampia, evidentemente. Questi sono i due motivi principali per cui è considerato un po' più difficile il 750 da ritorno rispetto alla farfalla. Poi ci sono i triangoli fra i da 750, questo è ancora, secondo me, ancora più impegnativo, specie in Italia, dove non abbiamo pianure grandi e dove i territori, sia nel centro Italia sia Appennini, è pressoché impossibile con gli spazi aerei che abbiamo, sia sulle Alpi, che comunque il 750 richiede di superare delle difficoltà non indifferenti, diciamo che è sicuramente un bellissimo tema di grande valore sportivo. Questi due task, il 2 e il 3, francamente li metto a difficoltà simili. Io personalmente ho fatto prima i 1000 km a tre punti di virata e dopo ho fatto il triangolo FAI dichiarato da 750 km. Forse perché allora mi attirava di più conseguire l'insegna dei 1000 km. E allora ho forse prima voluto cercare di fare questo che non il triangolo. Però paradossalmente ho faticato di più, credo, il 750 che non il 1000 a tre punti di virata. Ma dopo diremo ancora qualcosa su questo. Quali sono i requisiti per poter fare questi voli? È evidente che dipende molto dall'aliante e dal passo che avete, perché se abitualmente nelle belle giornate voi volate a 60-70 all'ora di media è una cosa, se volate a 90-100 è un'altra, se volate a 120 è un'altra ancora. Cioè a seconda del passo che siete in grado di tenere vi si aprono degli orizzonti oppure no. E quindi bisogna essere pragmatici in questo per fare in modo di puntare a degli obiettivi che siano in qualche modo sì sfidanti ma anche conseguibili, perché se no vi demoralizzate. Allora, se io devo fare 1000 chilometri e col passo degli 80 all'ora, calcolate quante ore mi ci vogliono. Cioè, mi servono 12 ore. 12 ore di volo termico non ci sono, non le abbiamo. Solitamente sono delle rarità, capita forse una volta ogni 10 anni. Quindi, se io voglio fare 1000 chilometri, o devo andare più veloce, o devo avere a disposizione un sacco di ore. Diverso è per il 750. 750 chilometri agli 80 di media vuol dire meno di 10 ore. Questa è una cosa che capita molto più spesso. 10 ore in termica, domani per esempio ci sono, ok? Allora, io i 1000 chilometri, se voglio farli, devo avere il vento. Perché non è che il vento mi faccia andare più veloce, specie se non sono molto
confidente col vento, non è che sarò un fulmine, ma il vento mi dà 14 ore, questo è. Quindi, in sostanza, un pilota che fa i 70-80 all'ora di media può benissimo fare 1000 km, ma solo con il vento, non in termica. Ok? Invece, i 750, se non c'ho vento, i 750 si apre questa prospettiva, anche al pilota da 80 all'ora di media. Quindi, senza vento, ho il 750 andato ritorno o il triangolo. Se invece io voglio fare 750 km, e per questo il triangolo FAI, per questo addirittura il vento è nella maggioranza dei casi dannoso, cioè un problema, un ostacolo. Quindi diciamo, per riassumere, 1000 km vanno disegnati per il vento. Qua sto facendo praticamente una schematizzazione iniziale che secondo me è un ragionamento che dovete fare per dire ok, allora questi sono i miei obiettivi, proviamo a creare dei task che mi estrarrò dal cappello in funzione della meteo che ho quel giorno lì. Allora, i 1000 km, nel momento in cui già li disegnate, li progettate su CU, dovete pensare che è un tema che volerete col vento, che nelle Alpi da noi vuol dire vento a nord. Okay? Il triangolo 750 lo pensate per giornate di termica, e invece il 750 di andata e ritorno va bene sia con la termica che col vento. Cioè già questa schematizzazione vi aiuta e vi serve anche nel disegnare i temi. Vediamo per quanto riguarda, giusto due parole, consentitemele, perché a volte ci sono addirittura, mi pare recentemente, un pilota straniero che ha fatto un record negli Stati Uniti, ma mi pare che il dichiarato non gli è stato omologato per un errore di dichiarazione. Allora, anche qua, siccome questi temi, 750, 1000 km, sono temi anche non solo per le insegne e le diplomi, ma specie la data e ritorno, il triangolo, sono anche papabili per dei record italiani, continentali. Ci sono classi come la classe club, per esempio, dove questi record sono veramente... Cioè il punto è che lo devi riuscire a fare e non è facile. Se lo fai è abbastanza probabile che fai anche un record nazionale. E questo significa che bisogna però rispettare i regolamenti della FAI se vuoi fare un tema dichiarato secondo i criteri della FAI. Allora, giusto due parole volevo dirvi. Ci collochiamo in questo gruppo. Va bene, stiamo parlando di voli di andata e ritorno. Vi metto uno spotlight rosso così vedete meglio il mouse. Allora, tre punti di virata e la farfalla. L'andata e ritorno e il triangolo. Il triangolo poi si distingue tra tre punti o due punti, a seconda che il punto di partenza coincida con uno dei tre vertici, ma nella sostanza è la stessa cosa. Ecco, allora, giusto per riepilogare insieme, sono tutti questi task dichiarati che valgono sia per le insegne che per i record. Dovete, nel caso dei tre punti di virata, dichiarare tre punti, ok? Massimo tre punti. Nel caso invece dell'andata e ritorno, dichiarate un punto solo, oltre naturalmente alla partenza e all'arrivo. Nel triangolo con due punti di virata, oltre alla partenza, sono due, nel triangolo con tre sono tre, ok? Per quanto riguarda lo start, allora, nel caso dei tre punti di virata avete a disposizione sia lo sgancio, il punto di sgancio, ok al release, vuol dire che potete dire che parte il task quando sganciate o quando spegnete il motore. Non si può invece a posteriori, post volo, scegliere un fix nel file. E invece va bene usare una start line. La start line si intende, e intendiamo, linee da un chilometro, cioè 500 metri per parte rispetto al punto mediano, al punto medio del segmento. Per quanto riguarda il finish di questi tre punti di virata, va bene tutto, cioè potete atterrare, potete accendere il motore, potete
usare un fix dopo, una volta che siete atterrati, e dire questo è il fix più lontano che ho toccato. Cioè, nel tre punti di virata l'arrivo non deve essere necessariamente dichiarato. Voi poi nei vostri strumenti lo dichiarerete, metterete l'aeroporto d'arrivo, quello che volete, ma quando siete in volo potete fare gli allunghi, ok? Diverso invece per i temi chiusi. Gli altri due temi di cui parliamo sono l'andata e ritorno e i triangoli fai. Questi due temi sono i temi più nobili, sono temi chiusi. Chiusi vuol dire che il punto di arrivo è uguale al punto di partenza. Uguale vuol dire che devono distare tra loro i fix, diciamo, che avete toccato volando, devono distare tra loro meno di 1 chilometro. Ok? Così, questa è la definizione di chiuso, percorso chiuso. Allora, in questo coerentemente ci dicono, lo start me lo devi fare necessariamente con una linea da 1 chilometro. È chiaro che se tu nel punto di partenza e nel punto d'arrivo hai due linee da 1 chilometro centrate nello stesso punto, se le attraversi è evidente che sarai passato a meno di 1 chilometro da quando sei partito, no? Visto che le linee sono complessivamente lunghe 1 chilometro. Allora tu qua per partire non puoi usare il release point, non puoi usare il fix, devi necessariamente usare la start line di 1 chilometro. In arrivo non puoi usare l'atterraggio, non puoi usare il fix, devi usare necessariamente la linea di partenza sullo stesso punto che hai usato per la partenza. Cioè la linea d'arrivo sullo stesso punto che hai usato per la linea di partenza, perché sono temi chiusi. Poi nel caso evidentemente dei free, cioè non dichiarati, per quanto riguarda l'andata e ritorno, il triangolo, a quel punto c'è un po' più di libertà, nel senso che non è un tema dichiarato e quindi cambiano un po' le cose. E per i punti di virata potete usare il cerchietto, come nelle gare, quello, il barattolino a 500 metri, o il settore FAI. Questo è quello che dice la FAI. Il cerchietto ha la controindicazione che vi toglie 1 chilometro per ogni punto di virata. Dalla geometria, dai chilometri complessivi, dovete togliere 1 chilometro per ogni punto di virata. E sui triangoli FAI bisogna fare attenzione. Se li progettate col settore FAI, dopo dovrete volare col settore FAI. Se li progettate col cerchietto, dopo dovete volare col cerchietto. In particolare sui triangoli FAI. Il settore FAI invece è a raggio infinito. Per la FAI va benissimo entrare nel settore in qualunque punto, anche molto lontano, oltre il pilone. Vista giusto due parole sulle regole essenziali per questi task, veniamo appunto, introduco la preparazione di questo set di temi. Cioè, io vorrei vedere con voi, vi ho preparato un file CU con alcuni temi sulle tre tipologie che abbiamo visto e in modo tale che possa essere da spunto, no? Poi magari si può anche certamente condividere questo task, questo set di temi, e poi ognuno fa le modifiche che ritiene per lui o le aggiunte anche di temi nuovi. E le cose da tenere presente quando si disegna un tema sono molteplici, in effetti. Il punto, la quota, l'orario di partenza e di arrivo sono cose, diciamo, che possono impattare sulla scelta di un punto di partenza, quando partire, come partire, a che quota, sono tutte cose magari che vediamo. I punti di virata, dove li posiziono, a seconda della meteo, voi capite che se ho una giornata di vento o no, punti di partenza e punti di virata non è la stessa cosa dove li vado a mettere, no? Rispetto alle montagne. Le zone di osservazione, abbiamo già detto qualcosa, anzi abbiamo già detto quello che serviva. I triangoli FAI hanno tutta una loro particolarità, perché non è affatto facile riuscire a volare un triangolo FAI in volo senza averlo prima pensato, senza averlo prima dichiarato, senza averlo messo nello strumento. E quindi sono forse i temi che più richiedono una preparazione a terra, questi qua. E poi c'è anche un ragionamento che bisogna fare quando si definiscono questi temi legato a un'ottimizzazione
della parte finale, la planata finale della partenza, ma questo ha soprattutto impatto sui temi di velocità, sui record di velocità. Qua vedete un lago di Como in una bella serata. Ecco, qua per esempio vi ho fatto vedere, qua trovate, quando vi compare sullo schermo, trovate tutti i temi che tra poco vado a illustrare. Cioè, vedete che praticamente spaziano su tutte le Alpi, da qua, da, diciamo, a est partiamo da Nöcz, e a nord oltre Innsbruck, con alcuni punti, soprattutto relativamente ai triangoli Fai, che stanno a nord delle Alpi, nel Vallese, nella parte di Bad Ragaz, nella parte di Innsbruck, e poi ci sono gli andate e ritorno, che sono prevalentemente, qua ragionando dal lago di Varese, dal lago Maggiore, sono sviluppati verso est. Questi temi, in particolare i triangoli, si sviluppano, dicevo, a est in Austria, e a ovest invece van giù, a sud-ovest, proprio tutte le Alpi francesi. E qua sono chiaramente stampati così tutti insieme, così un'immagine un po' confusa. Ora dobbiamo chiaramente andare a vederli singolarmente. Naturalmente io non vi ho detto, ma se ci sono delle domande, se volete fermarmi, io chiaramente sento un'aula molto silenziosa, anche perché ho messo tutti i microfoni in muto, però potete certamente intervenire e parlare. Allora, qua partiamo già da distanze rilevanti, come ho detto, e quindi dai 750 km in andata e ritorno. Partendo dai 750 in andata e ritorno, qui ho un punto di partenza Mascioni, poi Nöcz e poi Mascioni. È chiaro che Mascioni e Mascioni corrispondono perché sono dei temi chiusi. La prima considerazione che uno potrebbe fare è, visto che tutti e tre i temi di andata e ritorno a 750 che ho disegnato sono orientati verso est, come mai? Beh, guardate, se noi andiamo, dezoomiamo e ci spostiamo e ipotizziamo di provare ad andare verso ovest, allora io prendo il pilone qua e lo porto di là e cerco di andare a 750 km. Per arrivare a 750 km devo attraversare la Valle del Robano. Cioè, partendo da Calcinate, se parto dal nord-est è un altro discorso, ma partendo dalle parti dei laghi nostri, oggettivamente è un tema difficilmente proponibile, se non fosse altro anche per questioni di spazi aerei, eccetera. Non è che non si possa fare, ma insomma è più agevole da noi sviluppare dei task in andata e ritorno. Fino ai 500 km non c'è problema, si può andare a est o a ovest, ma su 750 ci muoviamo verso est. E quindi la partenza, attenzione, qua ho pensato non al record di velocità, ho pensato ai piloti che vogliono fare la distanza. Quindi non è rilevante dove partire, non è rilevante, voglio dire, partire già su una rotta, su un asse energetico. Qui c'è Calcinate qua, c'è il punto di partenza Mascioni messo qui, e va benissimo, è vicino, è comodo. Magari avrò una prima parte del volo non entusiasmante. Magari se io andassi più a nord, mi mettessi un punto di partenza su in Canobina, o meglio ancora in Centovalli, Val Vigezzo, sarei già nell'asse energetico migliore, avrei già i plafond più alti e l'aria migliore. Ma non serve, cioè questo potrebbe essere utile per chi ambisce a un record di velocità su 750. Adesso stiamo parlando della distanza. La distanza, prima parto, meglio è. Se io per andare più veloce sul percorso andata e ritorno, guardate questo ragionamento che sto facendo, vale uguale per il 1000 km. Se io per andare nell'asse energetico migliore, io devo spostarmi in Centovalli, Val Vigezzo, e butto via 40 minuti, cioè è chiaro, sono 40 minuti potenzialmente volabili in cui avrei fatto dei chilometri e invece non li ho fatti, perché non sono ancora partito. Okay? Abbiamo fatto tanti voli con partenze in posti anche lontani 50-100 km da Calcinate, ma sono voli che hanno lo scopo o per geometrie particolari o dove conta la velocità su quel task.
e quindi io spendo del tempo per arrivare là, ma poi nel momento in cui parto sarò più veloce. Ok? Quindi le varianti che qui ho disposto sono sostanzialmente legate al punto di virata, no? Cioè da una parte stando bassi nella Valle del Gail fino ad arrivare a Neuch, l'altra parte, diciamo, l'altro task è invece più alto sull'asse di Mountendorf. Questo task è più adatto nell'ipotesi che il percorso per andare verso est sia quello della Pedemontana, del San Giorgio, del Generoso, del San Primo, eccetera. Allora in questo caso non faccio il giro. Il Mascioni o l'Aveno sono più indicati. Ci se io farei faccio... anche la maggiore facilità all'arrivo qui, eh? Vero, è vero. A meno di non atterrare al Mascioni. Certo, è vero. Per un tema così, secondo me, nel momento in cui torni e atterri al Mascioni, sei comunque lo stesso contento, no? Se l'hai chiuso. Devi naturalmente fare attenzione al delta di quota, perché questa è l'altra regola che tutti conoscete e dove io devo avere su questi voli dichiarati un delta di quota massimo tra partenza e arrivo di 1000 metri. E quindi, se torni verso est, però, se torni verso est, hai messo il pilone in fondo della Valle del Gange. Questo implica però passare, come vedi bene, molto più a sud rispetto al giro classico che è Valtellina, Tonale, Pusteria, se vuoi, no? Dove devi mettere il pilone? Perché una volta si faceva Obervella, per esempio, se non sbaglio, per fare il 750, che è molto più a nord e ti consente di... cioè, se sposti quel pilone lì dopo Lienz, dove devi girare? D'accordo, allora, grazie. Guarda, ti do il secondo task, che era proprio quello che dici tu. Su questo triangolo il pilone non è qua giù, ma è su nell'asse alto, quello di Lienz, ok? Perché Oberbellach non basta, giusto? Oberbellach più su ancora, dove c'è Oberbellach, non basta, Albi? Non basta se parti dal Mascioni. No. Ah, ho capito. No, ma questo va benissimo. Considera che per la tua obiezione è corretta. Da un punto di vista geometrico, lo vedete, se questo task presupporrebbe di attraversare le Dolomiti e anzi di stare nella parte sud delle Dolomiti, se io volessi avere la rotta geometricamente più corta. Sappiamo invece spesso che siamo portati a spanciare in alto per una questione di non avere degli ostacoli che potrebbero rallentarti molto. Se tu ti muovi per valli, hai sempre la possibilità di scivolare e di recuperare anche da quote relativamente basse. Se tu ti avventuri dentro le Dolomiti, oggettivamente se scendi sotto i 2000 metri sei già basso e quindi potresti trovarti a dover rallentare il tuo percorso. Allora, delle due cose, l'esperienza insegna che prevale quella della velocità, dell'asse energetico, più che dell'asse geometricamente più corto. Per cui questo task è disegnato così, ma tendenzialmente, a meno che quando si arriva qua non si vede un cielo molto favorevole sulla parte dolomitica con basi alte, se no non c'è nessun problema a spanciare verso l'alto. Chiaro, il secondo task invece è più adatto per una questione anche di geometria, cioè qua le deviazioni incidono meno sul percorso e quindi c'hai qualche chilometro in meno da fare, specie se spanci, ok? Se spanci fai qualche chilometro in meno. Vabbè, niente, questo diciamo sono tre possibili task su 750 andata e ritorno. Non è che poi c'è moltissima variabilità, chiaramente le cose cambiano a seconda di dove parti, se parti da altri aeroporti chiaramente ognuno deve fare dei suoi ragionamenti, però se non ci sono domande io passerei alla tipologia successiva. Prima di arrivare al 1000 km rimarrei sul 750. Questo è più, appunto, più impegnativo, lo vediamo subito. Guardate queste geometrie. Un volo così è più difficile che fare 1000 farfalla. Perché qua, guardate, abbiamo una partenza
da Gavirate, no? dal Lago Maggiore, primo pilone a ovest, giù a Barcellonette, che già, insomma, vuol dire Val di Susa, Monginevro, deve essere bello in Francia, ok. Poi giro e anche dentro la Barcellonette devo fare il Colle dell'Ist, il passo a sud di Saint-Crépin, insomma, le quote servono, ok? Non devo intubarmi qua dentro. Dopodiché, il secondo lato, io come ci vado nel Vallese? Cioè, questi sono il territorio di Alex, capisci? Per lui sono, diciamo, percorsi abbastanza consueti questi. Per i piloti non abituati a fare questo tipo di volo, intanto ci vogliono le basi alte, ci vogliono non troppa neve, insomma, è un volo bellissimo, un volo molto impegnativo questo qua. Posso? Prego. Posso aggiungere? Allora, questo qui è uno dei voli fattibili è uno dei pochi voli fattibili per gli amici di Torino. Quando io volavo là, l'ho provato tre volte e per tre volte siamo stati buttati indietro dal Vallese. Cioè la parte italiana bellissima, la parte francese per punto era bellissima e il Vallese aveva il plafond di 2000 metri più basso. Una volta che sei lì dentro, c'è il plafond di 2000 metri più basso, non riesci più a uscire, non ti resta di tornare da Sempione, buonanotte, suonatore. Perché da Torino ovviamente lo fai al contrario, fai Torino-Tirano, Sion o Martigny, come ha messo Alberto, e poi vai giù a Barcellonette per fare rientro. Questo però è un tema meraviglioso, c'è solo un problema, dovete cambiare la massa d'aria delle Alpi tre volte. E quello che lo vedo davvero difficile. Sì, diciamo, i problemi sono molteplici. Per tanti piloti, la maggioranza dei piloti, questo percorso è un percorso inesplorato e quindi c'è un naturale timore, un atteggiamento reverenziale nei confronti di un task così. Per il secondo e il terzo lato invece è una cosa molto più tranquilla. Ma se anche lo giro nell'altro senso, in senso antiorario, comunque i problemi rimangono. Vi faccio notare che io i triangoli che si spingono verso ovest, verso la Francia, sono solitamente provarli sempre in senso orario nelle giornate di non vento, perché non voglio trovarmi nel Biellese alla sera, cioè nel triangolo del Bermuda alla sera, e trovarmi praticamente che mi mancano 50 chilometri e non riesco a completare il volo, perché mi è già successo diverse volte. Confermo anch'io, Alberto. Ecco, sono solito girare in senso orario e funziona benissimo in senso orario. Funziona benissimo perché la pedemontana al mattino, alla pedemontana ovest, è sposta bene verso est, si scalda bene, non si va veloce, ma si va e quello che conta è andare, specie nelle prime ore del mattino e a volte anche nelle ultime ore della sera. Su questo secondo lato, guardate che esiste anche poi la possibilità di fare fantasie, cioè uno non riesce a saltare dentro, a rimanere in Francia, andare dietro Bianson, a Valle della Modane, eccetera, dove servono più di 2800 metri per camminare qua, allora torna in Italia, scivola giù in Italia, fa la pedemontana, rientra dentro dove riesce, saltando dentro in Val d'Aosta, a quel punto poi cerca di entrare nel Vallese da qua, e cioè si può fare, è chiaro che però immaginate cosa succede alla velocità di un task così. Attenzione, non è l'unico 750 fai possibile, ce ne sono di più facili. Io mi ricordo tanti anni fa avevo disegnato un triangolo fai su CU, poi avevo fatto un triangolino di carta, con un pezzo di carta l'avevo ritagliata, e poi con la mappa lì ruotavo praticamente il triangolino nella mappa per vedere quali mi piacevano, no? Come poteva venire. Siccome più o meno i triangoli fai sono simili, sono triangoli vicini a triangoli equilateri, era un modo per vedere dove posizionare questi triangoli. E questo, diciamo, ha portato a questo tipo di risultati che scorriamo abbastanza velocemente. Questo qua è simile, questo triangolo, è simile nel senso che comunque bisogna andare a nord delle Alpi, in questo caso si fa addirittura
No, il giro no, il Monte Bianco lo si lascia a nord, però insomma si sposta molto, molto a ovest sul ritorno. In questo caso invece c'è un po' più strada verso est, quindi la Valtellina inoltrata, e un po' meno strada verso sud, verso sud-ovest, cioè non si va a Barcelonnette, ma ci si ferma al lago di Serponçon. In quest'altro caso invece è completamente diverso. Abbiamo un triangolo, questo sono quasi tutti triangoli con tre punti di virata. Partenza da un punto vicino all'aeroporto, va bene qualunque, tanto poi il tema è chiuso. Primo pilone qua, e di piloni ne ho uno, due qua sopra e tre a est. Sono quasi tutti triangoli con tre punti di virata. Questi tre punti di virata significa che la partenza e l'arrivo sono lungo il lato, lungo uno dei tre lati. Non parto da uno dei vertici. Ok. Allora dicevo, qua è molto diverso. Io vado sempre verso ovest, poi devo sostanzialmente fare il San Bernardino, oppure anche al limite il Gottardo, salto a nord verso Coira, Bad Ragaz, pilone qua, poi devo rientrare in Italia fondamentalmente facendo, in questo caso siamo entrando in Pusteria, e qui questo è un percorso che ho fatto più volte e solitamente lo faccio spanciando verso nord per entrare dal Brennero, ok? Però questo perché è la visuale di questo gruppo di montagne qui, cioè che sono dei 3.000 metri tutti innevati, oggettivamente sembrano impenetrabili. Poi magari invece non è così, però tendenzialmente io quando ho fatto questi percorsi ho di solito spanciato. In questo caso si potrebbe anche spanciare verso sud e rientrare dalla Val Venosta, dalla Val, sì. Poi abbiamo in questo caso, guardate il primo lato, il primo o l'ultimo, a seconda, questo invece è un task su due punti di virata, perché la partenza corrisponde a uno dei vertici. Non è a calcinate, questa è una partenza sul lago di Como, però della serie che tu vai lì, parti e poi chiudi questo percorso. Allora, dicevo, il primo lato può essere quello che va verso Innsbruck oppure che va dentro in Valtellina. Dopo facciamo un ragionamento. È bellissimo questo allineamento, guardate. Magari non riconoscete proprio una valle, però qua tu passi il Maloja, c'è tutta l'Engadina. Questa qui è una valle, seppur una valle alta, cioè con la base alta, è una valle. Ed è veramente in asse il primo lato, lo vedete? Arrivate praticamente a Innsbruck, a quel punto vi fate il Brennero e vi fate il Brennero, scusa, in questo caso spanciamo a sud, entriamo in Pusteria, andiamo a fare l'ultimo pilone nella Valle del Gail e poi torniamo al lago di... Prego. Grazie, scusami, ciao, sono Aldo. Ciao, lo spazio aereo in zona Innsbruck è piuttosto critico, mi pare, o sbaglio? Allora, fermo restando che ci sono, come sappiamo, piloti che se tu vai dentro di frequenza e comunichi, a mio parere te lo fanno gestire. Se no, si può spanciare lateralmente, si può spanciare a ovest, rimanendo fuori. Ok? Quindi non è... E qua spanciare invece a nord. Però in realtà sarebbe opportuno chiaramente andare sulla frequenza in quel caso. Grazie. Ok, questo è un bellissimo triangolo, questo qua, che ho che non ho mai chiuso, però ho provato più volte quando cercavo di fare i 750. Dà molta soddisfazione. La maggioranza degli insuccessi è derivata dal fatto che volevo girarlo in senso orario e non riuscivo a passare il Maloja. Perché qual è il punto? Che voi vi trovate a fare un 7.50 fai, non è che partite all'una del pomeriggio. Cioè o avete un passo a 120 all'ora, o se no vi tocca partire presto. E se partite presto, qui le basi per entrare dentro in Engadina non ce le avete. Tutti i piloti che sono andati in Engadina, ma che bello, non ci sono andati alle 10:30 del mattino. Ci sono andati nel pomeriggio.
prova ad andarci alle 10:30 del mattino, o è una, proprio sei fortunato, o se no non ti incastri qua, perché fai 2000 metri, 2002, e con i 2002 entri dentro in ingradino e sei già per terra, ok? Quindi alla fine, nella sostanza, se dovessi rifarlo, se dovessi riprovarci, probabilmente lo girerei in senso antiorario per evitarmi quel problema. E quando lo fate in senso antiorario, quando tornate sull'ultimo lato, siete in discesa, ok? Il Maloja non lo vedete neanche. Ok, e proseguiamo con altri esempi. In questo caso, guardate, è simile ai primi che abbiamo visto, ma è molto più facile, perché qua, cioè abbastanza più facile, perché non dovete necessariamente rimanere nel versante francese. Qua potete rientrare nel versante italiano e poi saltare dentro in Val d'Aosta. Io, per esempio, questo l'ho fatto e non sono riuscito a stare alto abbastanza per passare di qua, sono rientrato in Italia e ho dovuto fare tutto il giro da Val d'Aosta a farmi il pilone nella Val Venì e poi a quel punto risgusciar fuori, insomma, velocità abbastanza ciclistica alla fine, no? Però i triangoli fai sono grandi, sono belli anche per queste difficoltà qua. Questo invece è un triangolo fai tra i più gettonati, perché appunto è disegnato in modo tale da non avere dei passi, delle montagne importanti da superare. Cioè qua rimani sempre sostanzialmente nelle nostre montagne, hai il Monginevro di qua, hai Riva del Garda di qui, il Passo del Gottardo sopra. Però sostanzialmente non è che sia banale, perché comunque devi farti il San Giacomo, perché comunque devi farti Riva del Garda, che non è sempre bellissimo, non è detto che ci arrivi la Valtellina, molto probabilmente ti tocca fare la pedemontana alle Orobie, quindi fai un ragionamento se cominciare da lì, insomma, quindi non è che sia un volo facile questo, però sicuramente il bello di questo, e viene soprattutto scelto per questo dai piloti, è che volate, tutti i piloti insomma di un certo livello, volate su territori noti. Non c'è una parte inesplorata di questo percorso. Mentre tutti gli altri voli che vi ho fatto vedere poco fa dei 750, secondo me, la maggioranza dei piloti gli tocca volare da qualche parte dove non ha mai volato. E questo è il motivo per cui spesso viene scelto questo come triangolo fai da 750. Ma gli altri, vi dico, vi garantisco che danno più soddisfazione. Voi sapete che SIU ha la funzione di attivazione dell'area file, ok? Adesso la visualizzo, spero che la vediate. Sì, si vede bene, la dovreste vedere bene. Lo vedete la parte arancione, la parte magenta? Con questa serve appunto per progettare i triangoli file. Cioè, per esempio, ve la porto qua a Riva del Garda e zoomo qui. Qua vedete che il pilone è esattamente appena dentro all'area magenta. Quindi io so, se voglio spostare, non mi piace quel pilone lì, lo muovo e mi posso muovere qui, non posso andare qua, perché se vado qua già non è più un triangolo file. Posso andare indietro e allungare il triangolo, questi sono tutti triangoli file, ok? Ma se mi muovo qui non è più file. E quindi anche qua questa cosa, cioè nel disegnare un triangolo file, attivate questo punto, il settore file, lo ruotate col tasto di destra e, per esempio, adesso voglio concentrarmi sul pilone del San Gottardo. No, ma io il San Gottardo non ci voglio andare. Allora zoomo lì, ecco, dezoomo un pochettino e dico, va bene, non ci voglio andare, ma dove voglio andare? Perché se volessi rimanere giù nella parte, come dire, senza entrare nella valle di Ambrì, non posso, cioè qua devo passare l'altro passo per andare nel Vallese. Voi capite che se rimango su questi piloni qui non ce l'ho il triangolo file, devo necessariamente entrare lì, ok? Però posso magari spostare i piloni a sud per cercare di abbassare questo settore file. Insomma, c'è tutto un... Se questo lavoro lo fate non zoomati, ma a visualizzazione piena, guardate, adesso prendo il pilone di San Crepè, di Brianson,
e lo sposto. Vedete che il settore viola, il settore magenta della parte a nord, devo muovermi lentamente perché c'è un aggiornamento non proprio in tempo reale. Vedete che si sposta il settore viola a seconda di come sposto il pilone? Quindi io potrei da qui capire. Allora, vorrei non dover andare fino al Gottardo. Sposto questo in modo tale che l'area mi liberi dei piloni più papabili. Ecco, questo è il modo in cui si disegnano i triangoli Phi. Lo disattivo, quest'area, e così ognuno si può disegnare i suoi, capite? Potete magari trovare anche delle geometrie più interessanti, delle zone più interessanti di quelle che ho trovato io, ok? Dicevo, se non ci sono domande, passerei all'ultima tipologia, che è quella del 1000 chilometri a farfalla. Ok, allora questo è un traguardo molto ambizioso perché c'è proprio il diploma dei 1000 chilometri. 1000 chilometri dichiarati è un diploma è importante che in Italia, insomma, non è che sono tantissimi i piloti che l'hanno fatto e quindi è una bella, è senz'altro una bellissima cosa. E come vi ho detto, con il vento non è affatto difficile. Allora, qua vedete, tutte queste geometrie qua sono tutte pensate per il vento. Non è che non si possa, è stato fatto il 1000 in termica, cioè non solo a farfalla, anche in andata e ritorno, anche in triangolo Phi. Però chiaramente io sto dicendo, cioè un pilota vuole aspirare a fare 1000 chilometri e non l'ha mai fatti. Ragionevolmente cerchiamo di fargli scegliere le condizioni più agevoli per poterlo fare. E queste sono col vento. E, ripeto quello che avevo già detto per il 750, andata e ritorno. La partenza deve essere pensata per il vento, ma non deve essere pensata per una concentrazione di energia. Cioè deve essere vicina, deve essere facilmente raggiungibile, non dovete perdere tempo per partire. Qua non conta, cioè conta sì la velocità, ma se per andare più veloce e metterci un quarto d'ora in meno a fare il task ci impiego mezz'ora per arrivare al punto di partenza, capite che non ha senso. Conviene partire. Ecco, scusa, prego. Alberto, scusami, a questo proposito, però ci è capitato tante volte di dover mettere la partenza dentro in canovina perché il vento non arrivava fino al campo dei fiori, quando viceversa sapevamo e si vedeva che era dentro. Hai ragione nel caso in cui, però ho tenuto conto anche di questo. Adesso magari vediamo. Qui noi abbiamo, grazie per l'intervento, allora, abbiamo campo dei fiori, Nöch. Campo dei fiori. Campo dei fiori è come dire, diciamo che va bene tutto, no? Va bene tutto. Io ho campo dei fiori, vi faccio vedere la linea di partenza, ok? Adesso la mappa è un po' lenta da caricare, ok. Io vi faccio presente questo per tener conto della considerazione appena esposta da Luciano. Io parto attraverso la linea, dopodiché non è che devo andare per forza di qua. Io parto attraverso la linea e poi vado a Laveno. Faccio la dinamica di Laveno se c'è, se no attraverso vado a fare la dinamica della canovina. Cioè, passato 20 minuti, ho fatto chilometri? No, nessuno. Ma non importa. Non è la velocità che mi interessa in questo task. Io lo devo chiudere. E quindi, intanto sono partito. E poi vado, non ho bisogno per forza di partire nella direzione del task. È chiaro che in questo, nello scenario prefigurato da Luciano, forse non sceglierei la partenza su Campo dei Fiori, la sceglierei quantomeno al Mascioni. Perché così io faccio la dinamica a Campo dei Fiori. Poi mi sposto per andare al Nudo, già che vado di qua, taglio la linea di partenza nella direzione giusta, da ovest verso est, e poi vado a fare la dinamica del Nudo. Ok? Sono già partito, non mi preoccupo più della partenza, devo solo pensare bene a che quota farla la partenza. Perché c'è il 1000 metri, quindi il Mascioni è suggeribile rispetto a Campo dei Fiori anche per questo.
perché se io devo avere 1000 metri d'aria sotto quando parto, è più facile, anzi in sostanza il capo di fiore non lo riesco a fare. Al Mascioni parto con i 1007, 1006, 1005, perfetto, chiudo a 500 metri, a 600 metri, e qui io posso volare a 600 metri di quota, non c'è problema. Chiudo il task, poi o mi vado a fare la mia dinamica e vado a atterrare, oppure atterro lì, non c'è problema. E quindi, infatti adesso, a parte questo primo task, tutti gli altri che vedremo non sono partenza Campo dei Fiori, sono partenza Mascioni o Laveno o Canobina. Alberto, okay. Alberto, anche Monte Valtravaglia di solito facciamo. Ci facciamo sganciare col traino a Monte Valtravaglia, attraversiamo e andiamo direttamente sull'Ema. Certo, infatti, anche questo è una cosa importante. Però, attenzione, Margot, quello è una partenza che io ho spesso consigliato per le giornate di termica. Perché si va a partire a Monte Valtravaglia per fare la planata poi all'Ema e fare l'aggancio all'Ema? Per avere l'aggancio più presto possibile, lo sviluppo termico del costone, il riscaldamento del costone, l'insolazione. Ma se ho il vento, questa cosa qua non serve. Cioè il traino lungo, il Monte Valtravaglia, questa roba qua non serve quando ho il vento. Quando ho il vento mi posso permettere il lusso di partire vicino a casa, cioè, specie per fare una farfalla. Prego. C'è un'ultima considerazione da fare. Quando c'è il vento, e ve lo dico perché memore di 20 anni fa, quando ci abbiamo impiegato 14 ore per fare 1000 chilometri, partite prima possibile. Quello che dice Alberto. Poi dopo magari ci impiegate anche mezz'ora a arrivare in Canobina, ma non importa. Se siete partiti prima possibile, riuscite a organizzare la partenza alle 7 del mattino, partite alle 7 del mattino. Perché alle 7 del mattino si sta già su, oltre al fatto che è un'esperienza bellissima, ma il 1000 a 80 all'ora richiede 12 ore. Prima partite, meglio è. Se partite alle 9, siete già belle che vi siete già mangiati 2 ore. E vi assicuro che la prima volta che feci il 1000, 2000, l'abbiamo fatto mica tanto di più che 80 all'ora. Abbiamo fatto 14 ore di volo. Tassomari, va bene, ma quello è un altro discorso. Questo è il vantaggio del vento, di poter partire molto presto. Secondo me, diciamo, premesso che per decollare alle 7 del mattino ci vuole un'organizzazione e una logistica che non è proprio per tutti, però certamente cercare di partire entro le 8 del mattino è sicuramente un consiglio da seguire quando c'è il vento. Guardate, due parole su questi task da 1000 chilometri a 3 punti di virata. In questo caso io parto da, spostate Campo dei Fiori, mettiamo il Mascioni, andiamo a Neuch, è lo stesso dei 750 andata e ritorno, andiamo a Coimo nella Valvigezzo e poi ancora Valtellina e ritorno. Diciamo che questo, se vogliamo, è più un tema da 1000 chilometri in termica. Tutti gli altri invece sono pensati per il vento. Qui abbiamo una partenza al Mascioni, un passo Palade, Viu, Malé e Calcinate. Questo è stato un volo, ricordo che nel 2003 abbiamo fatto in 3-4 piloti insieme, molto bello, e ha il vantaggio, cioè ha la particolarità, diciamo, che non vi porta fuori dal territorio di volo solito, e se la parte delle Dolomiti, la Pusteria, non dovesse essere buona, voi capite che non dovete attraversare il Passo Palade qua, rimanete tutto nelle nostre Alpi centrali. È chiaro, in termini geometrici non è ideale, perché quando da Passo Palade dovete andare a Viu, non fate mica questa rotta qua, non passate da Novara. Quindi si spancia un po', si fa qualche chilometro in più, ma va benissimo, non c'è problema. Col vento, questo tema si lavora i costoni nella parte a est, e sarebbe consigliabile cercare di far l'onda per la parte a ovest,
ma non è indispensabile, si può eventualmente prendere qualche botta e farla lo stesso con i rotori nella parte ovest. Quindi questo bellissimo task da 1000 chilometri, invece qua percorriamo... Prego. Scusa Alberto, una domanda. Per il task che hai fatto, appena fatto vedere con il pilone a view, dici potrebbe essere interessante di prendere l'onda. In questo caso l'onda dove la prendi? La prendi là a Domodossola o Bakuliaga? Allora, quando tu torni indietro da Passo Palade, naturalmente stai alto, Valtellina, quindi io, diciamo, col vento la lavorerei nella parte sud. A quel punto qua già comincia il territorio papabile per l'onda, sull'alto lago di Como. Se c'è bene, se no si va avanti, si va in Centovalli Valvigezzo. Diciamo che a questo punto qua, Centovalli Valvigezzo, altra zona papabile per prendersi l'onda. Se invece non la trovi, ti butti dentro nella Vallanzasca, altra parte buona, dipende dalla direzione del vento e dall'intensità, se non è troppo forte, però qua lascerei poi la parola anche ad Alex e a Ferrero, più esperti di me, dell'onda, e quindi quando la prendi qua, poi dopo ti fai il pilone e ritorno tutto in alta quota per ritornare poi appoggiarti sui costoni. Lascio comunque la parola, Margot, io adesso non so se riesci a attivargli il microfono, ad Alex che non ha un PC, o se Alex riesci tu. Ecco. Hai sentito la domanda, no? Ecco, tu cosa consiglieresti per questa seconda parte? Ma sì, quello che hai detto direi che concordo, perché se si entra nella Valle Anzasca, quindi Macugnaga, cercare di fare l'onda lì, fatta l'onda lì si va a view, diciamo, quasi gratuitamente e poi si torna. Se no, comunque si può anche provare dentro nelle valli di View a fare l'onda. Chiaramente bisogna andare molto dentro nelle valli. Lì c'è qualche costone esposto bene, con i rotori si riesce a prendere l'onda. E anche in Valle Orco. Lì c'è un po' il problema del parco, non bisogna stare troppo a nord. Bisogna stare un po' sulla parte, diciamo, sud della Valle Orco, e anche lì c'è delle zone dove l'onda si riesce a prendere. Non è facilissimo. Ecco, considerate questo. Io, se devo dire la mia, in questo percorso il bello è proprio che se voi capitate dentro il trombone da 3-4 metri che vi tira su, a questo punto ho detto, c'è la parte qua dell'inizio Valtellina, c'è l'Ledù, c'è tutta la parte di Bellinzona che sono dei bellissimi laminari qua, eccetera. Quindi se capitate dentro il trombone e a quel punto sapete che dovete andare a ovest, fatevi tirare su. Ma se non vi capita, io su questo task dovessi andare dentro in Val d'Aosta, è chiaro che diventa più rilevante. Ma dovendo andare nella pedemontana, qui vi potete permettere il lusso di non perdere tempo a cercare per forza di salire in onda. Prego. Alberto, hai esattamente il volo che mi hai consigliato tu l'anno scorso, il 1000 che mi avevi fatto fare, che è simile a questo, ma gira due volte il tonale. Ce l'hai lì? Adesso li passiamo tutti, non lo so. Adesso li passiamo. Quello il volo là è esattamente, sostanzialmente, invece che girare più c'era da girare il Monginevro. Al ritorno, il giorno in cui c'era molto vento ed erano tutti lì che facevano, no, le sironate sul costone con Sironi davanti che guidava il gruppo, io sono arrivato al Legnone e alla mattina Alberto mi fa prova a fare questo qui che praticamente c'era da, come questo, solo che devi girare due volte il tonale. Per farvela breve, al Legnone c'era un cumulo su Ponte Tresa che sarà stato a 2700-3000 metri. Io, nonostante il vento, nonostante tutto, non ci ho pensato minimamente. Ho fatto la salita a Ponte Tresa sotto vento al Bregagno a palla e poi la salita successiva l'ho fatta dopo il Mutarone. Cioè, c'era una situazione in cui poi dopo feci l'onda, vabbè, ma quelli sono altri discorsi per tornare indietro. Ma a volte, in una giornata bella, siccome lì ci è arrivata metà della giornata fondamentalmente, ma se avete davanti il cumulone diritto evitate di fare il costone fino a Domodossola, che fate un bel giro più lungo per andare
come dire, a più. Ma, Ferrero, sono d'accordo anch'io. A volte il stare sotto si va via molto bene in termica. Chiaro, sono termiche abbastanza strappate, abbastanza feroci da girare, però si va via molto più veloce che stare lì a voler cercare l'onda a tutti i costi. La cosa cambia a volte quando la massa d'aria bassa non è così buona. Allora, quando la massa d'aria sotto non è tanto buona, a quel punto lì, se si sale in onda e si riesce a tenere le fasce d'onda, si va comunque avanti. E mentre sotto si tribola e non si va avanti. Però sei d'accordo con me che è difficile che la massa d'aria non sia buona, non è buona se c'è vento. La massa d'aria è buona. Ma non sempre. In quelle zone lì, soprattutto, a volte lì pettina giù malamente le zone dopo il Mottarone, le zone di Varallo, le zone del Biellese lì. A volte sotto la termica non riesce a vincere il vento spiana giù tutto e non si trovano neanche i rotori. Lì c'è delle cascate d'aria che arrivano giù dal Monte Rosa, che io sono già capitato lì dentro, rischi di andare per terra giù a Gattinara, giù due posti là. Questo chiaramente dipende dalla massa d'aria. Se la massa d'aria sotto lavora e la termica c'è, questo problema non c'è, e si va via sicuramente più veloci in termica e poi nei rotorini più alti sopra le creste si va via molto più veloci se si va fino nelle zone di view. Sono totalmente d'accordo con Alex. Cioè, io credo che la cosa più importante sia non fossilizzarsi su un'idea, no? Ok, la cordigliera è la cordigliera, però dovendo andare poi verso ovest, il secco, la cordigliera a un certo punto non c'è più, giratela come volete. E allora è meglio vedere il cielo e tirar diritti, no? A voi. Ecco, dice Andrea, non fossilizzarsi su una scelta. E da questo punto di vista, questa cosa è importante anche nel momento in cui progettate i task. Perché, per esempio, un task come questo è un task che vi offre sempre delle opportunità alternative. Cioè il fatto di fare onda qua non è indispensabile, mentre ci sono altri task dove diventa quasi necessario, e quindi avete più opzioni. Anche il ritorno, se fate view non alti, anche il ritorno si può comunque ragionevolmente ben rotolare per poi riprendere l'asse energetico. È chiaro che non vuol dire andare per terra, chiaramente. Rotolare vuol dire che se tu sei sopra i 1700-1800 metri va bene per poi cercare di riguadagnare la Valdossola. Proseguiamo con un task che ha un doppio passaggio sulla Valtellina. Anzi quattro passaggi sulla Valtellina. In questo caso io vado col primo pilone fino a Lienz, poi ho la Vallanzasca e a questo punto faccio la Valtellina ancora avanti e indietro per chiudere. State attenti al pilone della Vallanzasca Sud, perché lui lo chiama Vallanzasca Sud, ma praticamente è Macugnaga. Se c'è tanto vento lì sotto, io sono arrivato che credevo, ma vabbè, abbiamo finito, che problema c'è? L'ho maledetto per un po', perché sono andato dentro veramente basso, cioè basso, e pianotto, era il mio punto d'arrivo, alle 7 di sera, vedevo questo enorme lenticolare che buttava giù, dici, sta a vedere che adesso lì ci rimango. Quindi in realtà quel punto lì, guarda, non è Vallanzasca Sud, ma è Macugnaga. In effetti, io l'ho chiamato Vallanzasca Sud, se lo guardate, adesso ho fatto uno zoom, non è proprio dentro, infilato dentro questo catino, perché è effettivamente, come dice Andrea, col vento qua dentro non è assolutamente invitante da entrarci. E quindi è proprio sulla parte esposta del costone, esposta al vento, rimane il fatto che se è un nord o un nord-est, qua funziona molto bene anche la dinamica. Se è un nord-ovest, cioè dipende anche dall'intensità, perché qui ci sono montagne, cioè il Rosa che ha quote molto alte e quindi l'ostacolo sopravvento, l'ombra
e le turbulenze generate possono essere molto fastidiose. Questo è, però è chiaro che col vento dentro in ballanzasca non si entra a 1500 metri, a 2000 metri, sarebbe da entrare possibilmente a 2500 metri o sopra. Ecco, allora a quel punto hai la vita facile, perché sei sopra dalla zona d'ombra delle montagne alte sopra vento. Ok, torniamo sulla visualizzazione del task completo. Quindi, come vedete, in questo caso c'è un allungo importante sul primo lato e poi una sfarfallata che ben conoscete, che tutti conoscono, sulla Valtellina con Edolo, ultimo pilone, e poi a casa. Qua abbiamo invece un task in cui non c'è, è evitata la Vallanzasca, ci si ferma a Trontano, quindi invece di Edolo c'è un po' più in là, verso il Tonale, però il tema è simile. E poi invece qua la sfarfallata non è in Valtellina, ma è in Pusteria e Valle del Gail. Quando qua c'è un nord-est, è pazzesca questo tratto, col nord-nord-est lavora benissimo, e quindi qua si riesce a correre anche a oltre 150 all'ora di media, a pari quota, e quindi chiaramente può risultare interessante spararsi 300 km buttati giù qua in avanti e indietro. Ok, questo è un altro esempio bello di farfalla che vi porta un pochettino lontani, però. Se notate, nei mille che abbiamo sorvolato non c'è il territorio francese. Qual è il motivo? Non è che non si possano fare i mille con la Francia, anzi li abbiamo fatti, va benissimo. Però siccome abbiamo fatto la premessa che per fare il mille ci vuole il vento, ecco, la Francia col vento va, come dire, va lavorata, consigliabile il fatto di salire di quota, di andare in onda, e c'è tutto un territorio, secondo me, è una metodologia di volo che tipicamente va un po' esplorata. Per cui, per questo motivo, e quello è uno degli esempi in cui magari si perdono delle opzioni. Cioè, se tu vuoi andare in Francia col vento, non ci vai a costone, ok? Quando arrivi dentro il Val di Susa, o sei già salito in onda, è meglio, o se no ti tocca farla in Val di Susa. E se la trovi, bene, se non la trovi, cioè, insomma, puoi anche rotolare di là in Francia. Io una volta, il mio tentativo dei 1000 chilometri, mi ricordo, siamo arrivati a Rocciamelone, e c'era Luciano, c'era Ballarati, eccetera, loro hanno fatto l'onda lì, io non l'ho fatta. Sono andato avanti in Val di Susa, basso, nel senso 2-3.000 metri, e niente, ho faticato come una bestia. Cioè, poi sono andato al lago di Serponçon, in Francia, eccetera, ma era un rotolamento continuo, e soprattutto lì c'è stato anche un problema di tipo psicologico, nel senso che gli altri, che erano a 4-5.000 metri e che erano chiaramente in contatto radio con me, avevano un passo, cazzo, più diverso dal mio. Io continuavo a dovermi tirare su da una difficoltà dietro l'altra, fino a quando sostanzialmente ho dovuto rinunciare al task, che invece loro hanno chiuso. Quindi, questo per dire, lì ci sono situazioni in cui magari hai anche meno opzioni, meno scelte. Però è anche quello un'area percorribile. Interventi, contributi, domande? Ecco, scusami, se posso aggiungere una cosa che si collega un po' al tuo inizio di presentazione. Fa molto la differenza, anche sulla preparazione della giornata, da cosa si vuol fare. Nel senso, se si vuole volare col vento, mettiamoci in testa che la preparazione incomincia necessariamente la sera prima. Viceversa, se la giornata è una giornata termica, ci possiamo permettere di preparare aliante e volo lo stesso giorno. Questo dobbiamo mettercelo in testa a tutti, perché è capitato di vedere a calcinate gente che arrivava alla mattina per fare un volo magari lungo col vento e doveva ancora preparare l'aliante. Così non si può assolutamente fare. Quindi, nel momento in cui le previsioni di meteo oramai sono talmente attendibili che le giornate di vento si riescono veramente a prevedere con tempo e per tempo. Se si sta programmando un volo col vento e quindi
con ambizioni di volare 1000 chilometri o di più, bisogna mettersi in testa che il volo parte alla sera prima, bisogna, perché non è soltanto una questione di preparazione dell'agliante in sé, ma anche una preparazione di cosa metti nell'agliante, perché volare col vento significa avere l'ossigeno, coprirsi, avere tante altre, diciamo, comfort che un volo in termica, tutto sommato, può fare a meno di portarti dietro. Non richiede. Questa è una raccomandazione veramente che farei a tutti. Quindi nel momento in cui si decide che il giorno giusto è col vento, bisogna veramente mettersi il set mining già dalla sera prima. Grazie. Alberto, io avevo una domanda. Allora, più che altro è, per me le mie colonne d'Ercole sono Valle del Gail, diciamo dalle Dolomiti in poi, per estendere verso est il mio territorio di volo. Se si spende una parola sulla terrabilità che c'è ad esempio nella Valle del Gail, oppure se ci sono dei punti cardini dove effettivamente insomma, bisogna stare un po' più accorti, oppure è tutto atterrabile, insomma, da quel punto di vista lì. Ok, allora, come sai, io non è che sono proprio un esperto di atterraggi fuori campo, perché ne ho fatti pochi, anche grazie al fatto che volo quasi sempre col motore, però naturalmente volandoci in quelle zone delle osservazioni le ho fatte. Adesso ho portato uno zoom sulla Valle del Gail. Quando tu percorri la posteria, queste sono le tue colonne d'Ercole. Quando imbocchi, c'è questa, si vede distintamente la diramazione, proprio un bivio, come se fosse un bivio autostradale, tra la valle che sale verso Lienz e la valle invece che scende. Non è, tra l'altro, su una navigazione, come dire, a vista, può succedere le prime volte di scambiare questo bivio con il bivio precedente, cioè quello che vi porta giù in Italia. Invece, a me è capitato un po' di anni fa di infilarmi qua dentro, però poi me ne sono accorto e ho saltato, quindi poi mi sono riportato di qua. Dicevo, in questa prima parte il terreno sale, nella alta Valle del Gail il terreno sale e oggettivamente non è, cioè bisogna oggettivamente tenersi su. Già comunque la posteria non è una valle, anche lavorando non in onda ma a costone, non è una valle da 2000 metri. Qua si lavora bene la parte dinamica con almeno i 2006-2007, quindi comunque non arrivi qua basso. Con quei 2007 o meglio 3000 metri ti avventuri tranquillamente e passi questa cosa. Tanto più che hai un costone sulla destra sul quale ti puoi certamente appoggiare. Quindi in sostanza ti posso dire che se tu, un conto se mi dici faccio 7,50 andata e ritorno con la termica, vabbè. Ma se qui ci vai col vento, non esiste il concetto del fuoricampo, perché una volta che sei dentro qua, cioè l'appoggio su questi costoni ce l'hai sempre. Può capitare delle difficoltà dovute a gestioni magari di rotori che a volte si creano su questo punto, però in realtà se sai lavorare i costoni col vento non si va giù. Dopodiché la valle si apre, si abbassa di quota, si apre e qua comincia la terrabilità, a parte che c'è proprio l'aeroporto, ma poi comunque c'è la terrabilità e più vai verso est, più aumenta lo spazio della valle, i prati, i campi e gli atterrabili. Ok, quindi diciamo, poi magari c'è qualcuno che può intervenire essendo più, conoscendo meglio di me questa zona, ma la parte più critica è questa, che però, intendiamoci, non ti butti dentro con 2000 metri qua e quindi oggettivamente non dovrebbe presentarsi il caso. Ecco, qualcuno magari vuole dare un contributo. Ecco, forse Aldo, mi ricordo che quell'anno che abbiamo fatto il volo lungo io e Alberto, tu hai avuto dei problemi proprio in quel pezzo, vero? Sì, me lo ricordo anch'io. Proprio in quella zona dove c'è il puntatore adesso,
sul costone c'erano dei rotori spaventosi, avevo difficoltà sopra la cresta a tenere l'aliante in assetto, alcune volte non vedevo altro che cielo azzurro e basta, e poi avanzando ho incominciato a prendere delle discendenze allucinanti dalle quali non sono riuscito a scappare in nessun modo. Ma tu, quindi sono dovuto tornare indietro verso l'est. Tu però sei anche, diciamo, esperto degli assetti inusuali, tipicamente. Comunque... No, ma quel giorno lì, se ti ricordi, lì girava molto da ovest. Beh, è quello che volevo dire. Esatto, si era preso tutto sottovento da allora, Siria nell'Ungivalle. Girava da ovest. Allora, è proprio quello era anche che la prima dire. Volta che ci andavo e non l'avevo mai visto prima. Allora, è proprio quello che volevo dire. Effettivamente è stato, diciamo, guardate la valle, ho zoomato ulteriormente. Vedete tutte queste lingue che scendono? Ok, allora, se tu sei sopra queste lingue, cioè all'altezza di questi crinali, diciamo sei meno disturbato. Ma se sei sui 2000 metri, 2002 anche, ma insomma 2000 metri, in questo caso, specie se il vento è sdraiato da ovest, nord-ovest, in quel caso era quasi un ovest, se non ricordo male, e succede che la massa d'aria non lavora bene. Non lavora bene, quindi il volo è disturbato, è sì energetico, ma come dire, disagevole, ecco. E quindi ti può portare magari poi facilmente a fare qualche errore. In quell'occasione mi ricordo che avevamo anche, io e Luciano, approfittato di questa difficoltà di Aldo, perché ci ha sostanzialmente un po' messo in guardia. Lui faceva il 750, la velocità del 750 data ritorno, noi invece stavamo volando per il diploma dei 1250, quindi avevamo un pilone molto più a est ed eravamo dietro di lui al ritorno, e quindi ci ha, mi ricordo, messo in guardia e siamo stati guardinghi, abbiamo fatto un po' di quota qua prima di affrontare questo imbuto, questa parte. Volevo solo fare una precisazione, Alberto. Prego. Una cosa che io ho notato, che quando facciamo questi voli lunghi, ancora nell'ultimo volo che abbiamo fatto, nella preparazione, l'aspetto della preparazione, i piloni, proprio il giro dei piloni, possono costarvi qualche minuto. Cioè, della serie, il pilone magari l'avete messo senza curare abbastanza la disposizione del vento di quel giorno lì, piuttosto che la valletta, piuttosto che il giro, piuttosto che, come è successo a me, l'aveva messo Alberto, io manco sapevo dov'era Vallanzasca Sud, e poi quando sono arrivato lì, che ero bello che convinto di aver finito il tema, mi dice, ma dove diavolo è, dove diavolo è, dove diavolo è l'arrivo. Capite? Quindi nella preparazione di cui parlava Luciano prima è assolutamente fondamentale che voi vi concentriate sui piloni e dire questo pilone qui, quel giorno lì, con quel vento lì, è nel posto giusto, perché magari il tema l'avete preparato prima e poi basta spostarlo di 2 chilometri e la vita è molto più facile a volte. Ok, grazie. Eravamo arrivati al set di temi, che sono quelli poi che abbiamo adesso guardato un po' insieme, uno a uno, sulle diverse geometrie. Ora, il punto è, portiamoci avanti. Adesso ci aprono la quarantena e quindi... magari se siamo fortunati abbiamo davanti ancora il maggio, che è ottimo, e quindi abbiamo la questione dello scegliere il tema. Siamo al giorno prima, siamo al mattino, ok? Cioè, io mi sono creato questo set di temi, e poi che faccio? Diciamo che la scelta del tema in parte è legata all'aliante, alla disponibilità di tempo che avete, ma soprattutto è legata alla meteo, ok? Poi dopo ci sono le scelte conseguenti, c'è il carico alare, a che ora è meglio decollare, quando entro, quando devo attraversare la linea di partenza, a che quota, pensando al delta dei 1000 metri, insomma... Sono tutte valutazioni, però nella sostanza la cosa più importante è la meteo. E da questo punto di vista, quindi, acquisire un po' di padronanza, di utilizzo degli strumenti meteo che tutti i piloti, diciamo, di distanza, naturalmente un po' ci masticano. Poi ci sono quelli più metodici, ci sono quelli un po' più creativi, un po' più naif. Io ho voluto anche così sentire parere e gli interventi anche di altri piloti, come per esempio Alex, ci siamo confrontati ieri,
lui fa dei voli notevolissimi, sia in termica sia col vento, per dove decolla lui, dalla Val d'Aosta, è naturalmente più abituato a volare in onda perché c'è una necessità anche per il contesto che lo circonda, però nella sostanza sicuramente interpreta il volo in modo, prepara il modo in modo diverso da come magari faccio io, cioè è più, secondo me, appunto, meno programmato, no? Però questo era solo per dire che non è che esiste, che quello che vi racconto io è il sistema. Cioè, il volo, la sua bellezza è che può essere interpretato in modi diversi, con anche spirito diverso, filosofie diverse, e non per questo magari non vi porta a dei grandi risultati. Ieri mi raccontava che lui prevalentemente vola su temi non dichiarati, non li predichiara, anche se chiaramente non è che gli vengono per caso, cioè ha delle visualizzazioni di task a terra su cartine, magari non proprio così sistematicamente organizzato. E poi semmai ci dice due parole. Qui vedete tre, diciamo, sistemi meteo molto utilizzati, il Meteo Wind, il Top Meteo e il PC Met. Diciamo, sulle Alpi, la mia esperienza, io ero abituato a lavorare con PC Met, quindi sai, su queste cose si va anche un pochettino ad abitudine, tendenzialmente lo guardo spesso, mentre nella parte degli Appennini, della parte centrale o in altre zone del mondo, magari mi capita più di, anche perché per esempio per gli Appennini PC Met non c'è, non funziona, allora comunque mi capita di guardare più altri siti come quello di Ezio. Però questo, adesso, la particolarità che secondo me da un punto di vista anche didattico, cioè così formativo, sul confronto che stiamo facendo, è interessante di PC Met, è che è sostanzialmente un po' l'unico nel quale tu gli puoi impostare dentro, caricare dentro il set di temi che hai preparato con CU e ricevere da lui dei riscontri in merito a se quel tema è fattibile o no, con quale media e anche con dei consigli sull'orario di partenza, eccetera. Ha un limite, naturalmente, rispetto a Meteo Wind, che ha una griglia di risoluzione molto meno fine, e quindi le zone che lui considera omogenee, che vedete qua rappresentate con questi settori, è chiaro, lo sappiamo tutti, sono tutt'altro che omogenee. E quindi è una semplificazione, sostanzialmente un modo di modellizzare che è soggetto a possibili importanti errori. Sulle Alpi, tutto sommato, si comporta spesso bene, mentre nei modelli a più alta griglia hai delle informazioni più fini, e questo chiaramente ha altri tipi di vantaggio. Fatta questa panoramica, io vi faccio vedere giusto il percorso, il ragionamento che molti piloti sportivi fanno con PC Met. Mi interessava farlo anche perché vediamo direttamente proprio la fase di importazione su PC Met dei task che abbiamo appena visto insieme. Ok? Quindi io, se da una parte ho una visione di insieme, qua siamo a domani, domenica, e quindi per un 18 metri a 50 di carico, nella parte termica mi dice che a seconda delle zone posso sviluppare voli da anche 8-900 km. Qua ho dentro un fattore pilota, è una specie come se fosse un handicap pilota. Muovendo questo, è chiaro che magari le performance aumentano o diminuiscono, però insomma c'è il coefficiente, l'handicap dell'aliante, l'handicap del pilota e gli altri parametri sono meno importanti, tranne il carico alare, che è importante. E qua, se io voglio usare solo le termiche, anche una componente termodinamica, oppure proprio la dinamica di pendio, slope, e l'onda wave. Vado su Rolls perché domani non c'è vento, e la visualizzo in questo modo. Io già da questa occhiata, non ho dentro i temi ancora, ma io già da questa occhiata dico domani sarebbe un giorno da triangolo fai, perché lo vedete come l'energia è isotropicamente distribuita nello spazio? Cioè praticamente qua
c'è un territorio di volo buono enorme e non c'è distinzione tra nord e sud delle Alpi, è bello sia qua che là. Queste sono le condizioni tipiche dei triangoli FAI, ok? Non delle da territorio, del triangolo FAI. Perché molto spesso invece queste figure non sono così. Le figure sono che è bello a sud e brutto a nord, che è bello a nord e brutto a sud, e in quei casi si sviluppano temi in asse andata e ritorno. Ma qua, caspita, sarebbe da volare. E a guardarlo così, la Francia è bella ma non bellissima, io così, senza neanche guardare, sarei forse portato a fare il tema quello che va su a Innsbruck e poi Pusteria e ritorno, che si sviluppa tutta nella zona viola. Dicevo, qua dentro voi sapete, tanti di voi già lo sanno usare, comunque io posso bloccare una zona, per esempio blocco col tasto destro la zona del Lago Maggiore e visualizzo il barogramma, la parte convettiva. E vedo quindi quando parte la giornata, quando partono le termiche, l'intensità delle termiche al passare delle ore, ma poi ha diverse possibilità. Se invece di fare la potential fly distance vado su weather symbols, o invece dei chilometri vado su weather symbols, a quel punto succede che non vedo più i numeri dei chilometri, però io scorrendo lungo il diagramma convettivo io vedo l'evoluzione della giornata in termini di simbologia meteo. Quindi vedo le nubi, quando cominciano le condensazioni, gli eventuali sovrasviluppi, le eventuali precipitazioni. Cioè qua in pratica sto osservando l'andamento nella giornata, col passare delle ore. Questo è CEST, quindi è ora locale. Ho anche il vento, per esempio. Il vento, se io scorro, vedete le freccine del vento? Adesso è poco significativo il vento, ma potrei vedere come cambia e come si orienta al passare delle ore. Okay? A volte questa osservazione mi è servita per decidere se un triangolo girarlo in senso orario o antiorario. A volte c'è un cambiamento della direzione del vento che mi ha suggerito una direzione piuttosto che un'altra. Bene, fatto questo, a questo punto vado su Task e apro il file, proprio quello di prima, quello di CU, che ho chiamato 750.000. Apro questo file di CU, un punto CUP. Ok? Apro il file e automaticamente mi compare dentro, tolgo i turn point che non mi servono a niente, cambio la visualizzazione in scala e vedo quegli stessi elenco di temi che abbiamo guardato su CU, ce li ho qua, ok? Ce li ho qua. Questo è il 750 andata e ritorno. E cosa mi dice lui? Mi dice che lo chiudo, che mi suggerisce di partire alle 12 ora locale, beh, però col pilota col 18 metri, 50 di carico, 105 di coefficiente. Proviamo a abbassare un po' l'handicap pilota, portiamolo a 90. Allora già vedete, mi dice, senti, parti alle 11:15, ma non a mezzogiorno. Ok? Se cambio caricolare mi dirà qualcos'altro di diverso, eccetera. Se lo metti in 15 metri così, tanto per, allora mettiamo a 15 metri, mettiamo handicap 100 standard e carico 48. Ok, 11:30, parte alle 11:30 con 15 metri, chiuderai il volo alle 18, alle 6:20, con i 110 di media. È chiaro che quando voi guardate qua vi dovete prendere dei margini, no? E cosa vuol dire i margini? Guardate qua. Sulla parte destra dello schermo, la linea verde orizzontale rappresenta il timing, l'arco temporale in cui secondo lui, della partenza, in cui secondo lui il tema è chiudibile. Cioè tu puoi partire a partire dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno. Se parti oltre non lo chiudi più. Questa sopra blu è l'andamento della velocità media in funzione dell'orario di partenza. Se fai lo start alle 9 del mattino, corri a 90 all'ora. Se fai lo start alle 11, corri a 100 all'ora. Se fai a mezzogiorno, vai a 110. E, però se tu aspetti fino alle 12:15
per avere la massima velocità sei vicino al drop-off, sei vicino al momento in cui se parti qui e ti va tutto bene sarai veloce, sarai più veloce, ma se hai nel percorso una difficoltà e perdi mezz'ora, tu non chiudi più il task. Cioè questa, tanto più questa linea verde è lunga, tanto più sono i margini di errore che il pilota si può prendere, tanto più questa linea, questa curva delle velocità è orizzontale, tanto più grande è il margine che vi potete prendere partendo prima e non dopo. Ok, questo adesso, poi sono tanti le cose da guardare, ma mi interessava darvi una panoramica. Io chiudo tutti i task qua, tutti e tre gli andate e ritorno, col 15 metri si possono chiudere, il 1000 km suggerisce di partire a 8:30 e qua va presa con le pinze, chiaramente, perché a volte è un po' ottimista, perché in una giornata termica a partire alle 8:30 del mattino oggettivamente non si è mai visto, per cui bisogna anche un po', in questi casi potete modificare la minimum lift, essere un pochino più, ecco, così è diventato alle 9 del mattino. Insomma, è chiaro che dei margini rispetto a quello che dice ve li dovete sempre prendere. E qua, per esempio, vedete, io ho, vi ricordate, avevamo diversi diploma da 1000? Ecco, ne ho uno da 100 all'ora, uno da 95, uno da 97, uno da 96, uno da 100. Sono differenze molto piccole, però potrei essere portato a scegliere la geometria in cui lui mi suggerisce la maggiore velocità media. Ok? Anche questo è un tipo di informazione. Scendiamo e andiamo sulle triangoli file. Oh, guarda, infatti me lo dà fattibile questo triangolo qua, ai 108 di media. Vedete questo? Me lo dà fattibile. Ogni tanto fa degli errori come questo, mi prende dentro Bartonecchia che non c'era nel tema e quindi devo correggerlo. Tolgo questi piloni aggiuntivi che mi ha messo lui. Torno quindi a un triangolo FAI, ok, questo qua, vediamone uno un po' più, ecco, ve lo ricordate quello di Innsbruck? È questo qua. Io vi ricordate, avevo detto, io quasi quasi farei questo, perché è tutto nella zona Bordeaux, molto bella. Ecco, diciamo, qua vedo anche la velocità media più alta. E anche qua un aiuto, e dico, ma lo giro in senso orario o lo giro in senso anti-orario? Ecco, PCMet vi aiuta anche in questo, perché posso dirgli reverse, qua. Reverse vuol dire gira il tema nel senso contrario. E me lo dai 107, me lo dai 107 di media. Alberto, posso fare una domanda? Prego. Allora, mi ricordo una volta, durante un altro tuo esposto, che parlavi, avevi detto una cosa molto interessante, che durante uno dei tuoi voli, spesso quello che facevi è che, data la velocità media, perché questa qua è una velocità media su tutto il percorso, ovviamente partendo presto al mattino, le velocità medie non sono così alte, quindi ti eri fatto un prospetto con dei punti, diciamo, cardini, secondo te, e ti facevi una prospettiva di quali erano le velocità medie da tenere, un po' dei checkpoint per vedere se stavi nella tua tabella di marcia. Io l'ho trovato molto interessante e sto cercando di fare la stessa cosa per programmare i miei propri voli. Allora, giusto quello che dici, una tabella di marcia su un tema, non fatelo su tutti i temi del vostro set, però se fate un volo col vento e lo sapete quindi, come diceva Luciano, ben 2 o 3 giorni d'anticipo, a quel punto, se siete orientati verso un certo tipo di tema, e per quello fatevela la tabella sostanzialmente con i chilometri, le ore che passano, le velocità medie stimate. Però adesso vi do un'altra pillola invece che alcuni usano, io la uso sui voli di distanza. Molti strumenti hanno la gestione dell'area task, no? L'LX, i palmari, quasi tutti gli strumenti hanno la gestione dell'area task. Questi non sono area task, sono speed task, sono temi chiusi. Però, voi potete usare quella funzione dello strumento che gestisce l'area task in questo modo. Supponiamo che parto per questo 750 km. Supponiamo che parto alle 10, faccio lo start alle 11 del mattino, e mi sono posto di atterrare
per le 19. Allora, ho 8 ore per fare 750 km. Va bene, ho anche un margine, perché spesso con la termica riesco a essere alle 7 di sera in alta montagna a 3000 metri e poi a quel punto ho la planata, magari atterro anche alle 7 e mezza. Capitato anche voli termici di atterrare anche alle 8, 8 e un quarto. Quindi ho un po' di margine se dico atterro alle 7. Però diciamo che atterriamo, chiudiamo, scusa, il volo alle 7, il task. E 8 ore. Allora io cosa faccio? Siccome mi imposto che faccio lo start alle 11, cioè decollo verso le 10 e mezza, 11 meno 20, per fare lo start alle 11, io gli imposto nello strumento come area task, gli metto 8 ore. Avete presente? Chi fa gare queste cose le sa. 8 ore di area task, che vuol dire in pratica che su quel tema, se chiudete senza ritardi e senza anticipi, chiudete alle 19. Se siete in anticipo, lo strumento ve lo dice che prevede un anticipo. Se siete in ritardo, vi dice che siete in ritardo. Non solo, nelle finestrelle che si possono vedere sull'LX o su certi altri strumenti, potete anche mostrare quella che dice qual è la velocità media che dovete tenere da qui in avanti per chiudere dentro nelle 8 ore di area task. Allora, a metà percorso, dopo aver fatto 350 km, se guardate questa finestrella, vi dice, in funzione di come siete andati fino a quel momento, guarda che da qui in avanti, se tu vuoi atterrare alle 19, devi volare ai 100 all'ora di media. Cioè vi dice anche quale deve essere la media, non è che lo devi per forza calcolare tu, ok? Cioè lo puoi anche usare lo strumento per questo. Dice, io devo chiudere da qui in avanti con i 100 all'ora di media. È possibile? È ragionevole? E sono tutte valutazioni che vi dicono fino all'ultimo se veramente dovete rinunciare al task. Perché molto spesso si è rinunciato a dei task che erano chiudibili. E questo è un parametro di valutazione, e nel fare questo ci vuole esperienza, perché dovete sapere che la parte finale del volo, molto spesso, a meno quelle in cui proprio arrivate fino allo spegnimento della giornata, ma molto spesso la parte finale del volo è veloce, perché siete in alta montagna, siete ad alte quote, avete tutta la planata finale che vi accelera, e quindi potete anche non spaventarvi quando vedete che magari vi mancano 200 km e vi dice che dovete chiudere ai 120 di media. Non vi dovete spaventare. Poi dipende da dove si vola. Io ho fatto dei task in Namibia dove vedevo che per chiudere nelle efemeriti dovevo volare magari a 150-170 all'ora di media. Si fa, succede, cioè è tutto proporzionale all'energia che c'è in gioco, al territorio nei quali volati, alle quote, alle basi dei cumuli. E questo, con l'esperienza, potete anche usare questo strumento che vi aiuta a non rinunciare ai task quando possono ancora essere completati. Va bene, Albertino? Grazie, grazie. Ok. Allora, sempre per la giornata di domani, questi sono i task da 7.50. Questo è un altro task che va giù in Francia, al lago, questo proprio va giù. Fino al parkour, praticamente al parkour sud, poi abbiamo quello del Monginevro Riva del Garda, qua li da tutti. Insomma, domani è una buona giornata. Esattamente, domani è una buona giornata. Una tortura, ecco. Infatti, questo. Ho una domanda e poi una considerazione. Faccio prima la considerazione. Prego. Il discorso dell'orario vale anche, sì, anche alla mattina. Alla mattina non fatevi prendere dallo sconforto, perché a volte succede, è un tema molto lungo, siete in ritardo su quella presunta tabella anche di un'ora, non fa quasi niente, perché dopo le velocità cambiano completamente. L'importante è partire presto e muoversi un po', soprattutto sul tema da mille. Anche con gli altri programmi meteo, ora c'è tutto un mondo anche interessante che si sta esplorando da un anno a questa parte, che è quello del ausilio meteo in volo. Sapete che sia con gli LX, sia attraverso i palmari, gli smartphone, attraverso anche l'applicativo di Ezio, siamo in grado di ricavare informazioni meteo durante il volo. Su questo sarebbe, secondo me, interessante, se ci fosse l'interesse, perché non è una cosa banale, cioè come usare questa cosa. Io l'ho già usata in certe gare, nei campionati, nei premondiali
che ho fatto l'anno scorso con Elena Ferriani su in Germania, abbiamo usato questi sistemi, quindi abbiamo ottenuto così delle ottimizzazioni che sarebbe interessante parlarne, cioè questo per esempio potrebbe essere un tema per una prossima incontro, se volete che lo organizziamo, così come una cosa che potevo raccontarvi, secondo me interessante. Come sapete, l'anno scorso ho fatto quel volo importante del 1000 km triangolo FAI dichiarato e potrei raccontarlo un po' partendo dai tentativi, cioè dal percorso, dai 750, l'800, il 900, le difficoltà incontrate, i tentativi falliti e vedere un po' qual è un percorso che ciascuno di noi, piloti sportivi, può affrontare per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato. Così come magari anche vedere dei video interessanti che ho realizzato con telecamera 360, dove possiamo praticamente percorrere insieme un costone e orientare il punto di osservazione durante il meeting che potremo fare e guardare i vari punti scorrendo proprio a 360 gradi e spostando il punto di vista per cercare anche di fare delle valutazioni proprio sul movimento proprio vicino al costone. E semmai, magari, visto che qua qualche settimana ancora ci terranno, mi sa che qualche tempo, qualche giorno per poter organizzare qualche cosa così, ce l'abbiamo. Allora, non so Alberto, se posso? Sono Aldo ancora. Prego, certo. Ecco. Scusatemi se faccio questo tipo di nota, però... questi voli sono bellissimi, ma dobbiamo anche studiare un pochino lo spazio aereo. Ci sono disponibili sui siti dei fabbricanti degli strumenti moderni dei file gratuiti a disposizione che poi girano anche sul CU Mobile, sull'UDI, eccetera, dove potete scaricare lo spazio aereo in formati compatibili di tutto il mondo o di tutta Europa. E ovviamente si tratta di spazi aerei ufficiali basati sull'IP e poi sta al nostro buon senso valutare quali sono le zone effettivamente da rispettare. Però, per esempio, per noi che siamo a Calcinate, abbiamo Locarno con attività di scuola IFR militare anche, che in settimana è spesso attivo e dove diamo fastidio. Poi c'è paracadutismo. Nella Valle di Sion ci sono zone militari. Di recente l'ente dello spazio aereo svizzero ha pubblicato un video romanzato in cui viene narrata la storia dell'intercettazione di un aliante sul ghiacciaio dell'Alec ad opera di un Pilatus PC-7. La zona di Innsbruck in Austria, che io sappia, è piuttosto critica e avevo sentito dire che in Austria ormai è obbligatorio il transponder per gli alianti. E in Francia, come in Italia, il sorvolo dei parchi nazionali, dei parchi naturali, è pure penalizzato in maniera importante. Sono aspetti da controllare. Poi non ho ben presente la situazione. Bolzano, per esempio, non è così facile attraversare la valle di Bolzano senza dar fastidio all'aeroporto. Sì, il paradosso di questa situazione è che noi siamo tenuti per terra in un momento in cui non ci sono aerei sul territorio italiano. Cioè potremmo fare dei voli incredibili, attraversare da nord a sud, pianura padana, eccetera, ma in realtà siamo a terra. Lo spazio non è usato da nessuno adesso. Nel frattempo, mentre ci salutiamo, lascio anche la parola per i saluti, lancio un poll che dovreste vedere. Se gentilmente mi rispondete, ci rispondete a questa domanda, che poi vediamo e scegliamo i risultati. Alex, Luciano, cosa, se volete aiutarmi a una conclusione. Vai, Luciano. direi che sicuramente è un'esperienza, visto che staremo a terra almeno un altro mese, che potremmo comunque riprendere di settimana in settimana. Argomenti da o anche video da vedere ce ne sono tanti, almeno si sta tutti assieme virtualmente. Ringraziamo Alberto per le informazioni che ci ha passato e tutti quelli che hanno partecipato, che sono comunque una novantina, mi sembra. Siamo arrivati a un centinaio, anche perché avevamo un limite a 100 partecipanti e siamo, ecco, praticamente ci siamo arrivati. Non so, spero che non ci siano piloti che siano
che sono rimasti fuori. Alex? Ma io, vabbè, ti ringrazio Alberto per la bellissima presentazione. Dico che hai un po' switchato la parte ovest, Valle d'Aosta. E... Stiamo parlando io e te, Alex, lascia stare lui. Che secondo me tu hai detto del Vallese cose bruttissime, quindi stai zitto, che invece è una zona anche molto bella. Chiare, chiare. E chiaramente ci sono alcuni piccoli passaggi che a volte sono facili, ma poi ti permette di volare, di fare dei voli anche un po' diversi, perché si trovano tante giornate con una situazione mista che ti allunga la giornata, nel senso che alla sera si riesce a sfruttare una parte di vento che entra, che magari non è neanche stata prevista dal meteo. Comunque a me è successo tante volte del vento che entra, che ti allunga la giornata termica. Sei partito in una giornata termica per fare un volo in termica, esclusivamente in termica, e poi riesci, e questo nelle montagne alte, nella Val d'Aosta, nei dintorni della Francia con la Val di Susa, le valli di Lanzo e anche verso la Svizzera, che ti entrano dei venti che ti allungano le giornate, riesci ancora a fare magari 100-200 chilometri che non hai previsto con la termica. È vero che sui percorsi poi dichiarati non puoi pensare di sfruttarli, però io ho fatto dei rientri a volte che non cioè mi vedevo già atterrato a Torino e poi prendevo un laminare, ma che non c'era neanche vento. Prendevo qualche piccolo laminare che mi fa fare 3.500, 4.000 e torni a casa. Scusa Alex, sono Albertino. Ma visto che il nostro mentore di turno, che è Albertone, è un po' scarso sulla Val d'Aosta, quanto mi sembra di capire. Potresti magari, non so se ti va, è un invito. Questo è un invito, magari farci un esposto su qualche passaggio. Giusto per dire, a parte che abbiamo invitato in Acao, è venuto Alex a raccontarci la Val d'Aosta un paio di anni fa, è stato molto interessante. Ma poi a me piace chiaramente molto la Val d'Aosta. Il punto è che l'obiettivo era del focus era orientato verso temi importanti di distanza. E è chiaro che per i piloti di calcinate, questo bisogna essere pragmatici, la Val d'Aosta viene vista come un territorio interessante per andare a fare l'esplorazione o il volo, come dire, la passeggiata, no? Andare a vedere il ghiacciaio del Monte Bianco. Ma è raramente gettonata come percorso, come parte di un percorso di un volo lungo di distanza, perché c'è la percezione che è facile che magari ti trovi degli ostacoli che ti rallenteranno. E questa cosa, quindi, io so già che se propongo un 750, a parte se stiamo andando a ritorno, ma se ti propongo un 1000 a farfalla con un pilone in Val Denis, la gente lo guarda storto quel task lì. Però c'è qui Alex che deve riabilitare, riabilitare il suo territorio. No, col vento assolutamente no, perché col vento entri e esci abbastanza bene dalla Val d'Aosta. Io decollo e atterro sempre lì, quindi l'uscita del mattino in termica è sempre un po' difficilina, anche perché c'è un fenomeno che forse da altre parti voi non lo sentite, che è quello del raffreddamento del terreno da parte dell'aria di caduta serale che viene giù dai ghiacciai e raffredda molto i fondovalle. E quelli per riscaldarsi al mattino dopo ci mettono più tempo. E la termica tende sempre a partire un po' dopo. Lavora bene in una fascia alta del terreno, ma più in basso al mattino presto lavora male. Infatti bisogna fare dei traini sempre a 2200 metri se vuol partire via. E questo è un po' però comunque
si va, quando c'è il 2000 e 2008 si riesce a uscire. Più verso est, verso invece verso sud, verso ovest è un po' più difficile perché la neve soprattutto in primavera lì ce n'è tanta e quindi i colli sono molto alti e si fa fatica. Però verso est, infatti io esco in termica, esco sempre verso est al mattino e tendo ad andare al contrario di come va Alberto. Lui per i triangoli tende a partire prima verso ovest e io non sì, potrei uscire dal fondo valle, dalla Val d'Aosta, però non è così facile. Comunque niente, col vento venite che ci da divertirsi. Ma magari sarebbe interessante vedere i mille col vento, entrare e uscire dalla Valle d'Aosta non è difficile. E comunque da Varese a, in fondo alla Val Venì, non so quanti chilometri sono, ma si allunga bene. E se trovi la fascia giusta dal Monte Leone, ma diciamo anche da Domodossola, trovi la fascia giusta, non fai una curva, nel senso che vieni avanti e vai tutto dritto fino in Val Venì e torni tutto dritto sempre a 5.000 metri. Sì, tra l'altro quel percorso lì è dove Alex l'anno scorso, anzi 2 anni fa, ha fatto un volo in onda con un tratto appunto di 2 ore e mezza volato a medie molto alte. Secondo me è uno dei tratti dove si è riusciti a sviluppare la più alta velocità media nel volo d'onda sulle Alpi. Quello proprio che va dalla Val Venì al Monte Leone. Ha fatto, Alex, se ti ricordi, hai fatto avanti e indietro 4 volte su quel percorso ai 165 di media tra i 4.500 e 5.500 metri. E praticamente, mentre solitamente non è così banale, cioè non è facile volare così veloci con l'onda, quel tratto lì è incredibile, effettivamente. Per come chiaramente anche l'ha interpretato lui, l'ha saputo interpretare lui. No, beh, chiaro. L'onda, se si riesce a trovare le fasce giuste, a volte poi quando bisogna rimontarla vuol dire passare da una fascia d'onda a un'altra andando controvento, si rischia di perdere anche 1000 metri in poco tempo. Però se si sa che più avanti trovo l'altra fascia giusta, perdo quei 1000 metri, però quando arrivo in là non devo perdere tempo a risalire, perché trovo la fascia successiva e continuo ad andare avanti, rallento solo la mia velocità, continuo ad andare avanti, è tutto in salita, e mi porto avanti mentre salgo. Magari vado avanti per 15-20 chilometri e ho riguadagnato 1000 metri. Sarebbe bello sapere come, dove, quello... Perché non organizziamo magari, Alex, una serata in cui commentiamo proprio quel volo lì, quel tuo di ottobre dell'autunno del 2018, con quel tratto incredibilmente veloce. Ma quella giornata lì, secondo me, è stata una delle giornate d'onda più belle, più organizzate e anche facili da interpretare, nel senso che c'erano tanti segnali, i rotolini, come li andavi davanti c'era sempre, anche le lenticolari le vedevi bene, li andavi davanti e c'era. Era una giornata, insomma, diciamo, generosa. Comunque, come hai visto, ho lanciato un poll sull'interesse per organizzare degli altri incontri. Praticamente il 100% ha detto di sì. Per cui qualche cosa a questo punto la dovremo fare. Allora, dovete... parlo io con Alex. Dai, lo convinco io, Alberto. Ok, ragazzi, abbiamo terminato, vi ringraziamo per questa partecipazione importante, metto tutti i microfoni su on,
e quindi adesso tutti si sentono per i saluti. Ciao a tutti! Ciao a tutti!